Per rimanere in tema natalizio, vi suggerisco oggi un dolce caratteristico del Trentino Alto Adige a base di frutta secca e canditi, lo Zelten. Lo Zelten è un dolce che non è sempre uguale perché gli ingredienti cambiano in base al paese in cui viene preparato. Non perdetevi la mia versione senza burro e senza uova che prende spunto dallo Zelten sudtirolese. Lo Zelten sul modello sud tirolese si prepara con una base di pasta lievitata a cui viene aggiunto una consistente parte di frutta secca, frutta disidratata e frutta candita. Dunque, iniziamo con la preparazione dell'impasto lievitato, che si prepara impastando 100 g di farina bianca, 50 g di farina di segale, 3 g di lievito di birra secco, un cucchiaino di miele sciolto in 80 ml di acqua. Tiepida, vi consiglio, non caldissima, altrimenti incucinate i lieviti, ok? Poi impastiamo fino a formare un bel panetto. Ecco qui il panetto che abbiamo ottenuto. Dunque, sistemiamo all'interno della ciotola, copriamo con pellicola trasparente e lasciamo lievitare per circa un paio d'ore o fino al raddoppio del volume in un ambiente tiepido. Finché il lievitino o l'impasto comunque sta crescendo, ci dedichiamo alla preparazione della parte più importante di questa ricetta, ovvero del mix tra frutta secca e disidratata. Qui ho scelto uvetta, fichi, datteri che ho già privato dal nocciolo e tagliato a pezzetti e un mix di canditi, cedro, arancia, zenzero e ciliegie. Ovviamente questa frutta potete anche modificarla in base al vostro gusto personale, ad esempio potete utilizzare delle prugne secche oppure delle albicocche disidratate e così via. Ho già tagliato tutto a pezzi, potete anche tagliare i fichi a pezzetti ancora più piccoli se gradite. Raccogliamo tutto all'interno di una ciotola, così. Aggiungiamo scorza di limone e scorza d'arancia. Utilizzate sempre agrumi non trattati, ovviamente. Scusate per la mia voce, ma ho un po' di influenza. In un pentolino ho scaldato 40 g circa di miele. Lo versiamo sopra alla frutta disidratata. Aggiungiamo un pizzichino di sale, proprio poco poco, e copriamo con del rum oppure cognac e con un bicchierino di liquore a piacere, che può essere liquore all'arancia oppure liquore all'anice, come in questo caso, così. Mescoliamo e lasciamo macerare, aggiungendo anche un mix di spezie che io ho già pestato. Ho scelto un mix tra chiodi di garofano, cannella e noce moscata. Con il pestello ho ridotto il tutto in polvere, se vi va potete anche aggiungere del pepe. Assomiglia per certi versi questa ricetta a quella del pan pepato, anche se manca il cioccolato. Ho lasciato riposare la ciotola con la frutta e adesso qui ho preparato un mix tra noci, nocciole, mandorle, pinoli, trito grossolanamente con il coltello e poi tosto in padella. Abbiamo tostato il trito di frutta secca per esaltarne l'aroma. A questo punto possiamo unire la frutta secca alla frutta candita e disidratata e mescoliamo. Uniamo ora il lievitino, l'impasto che abbiamo realizzato prima, vedete che si è gonfiato bene, al mix di frutta. Questa è la consistenza. Amalgamiamo con le mani fino ad ottenere un composto abbastanza appiccicoso. Questa è la consistenza che abbiamo ottenuto. A questo punto possiamo realizzare immediatamente le formine che noi desideriamo. Possiamo fare delle piccole ciambelle, dei piccoli cuori oppure dei piccoli cerchi, quindi delle monoporzioni da impacchettare e regalare, oppure, come nel mio caso, realizzeremo una grande corona
bella, importante e molto carina anche da presentare. Quindi su un foglio di carta da forno sistemiamo il nostro impasto, magari possiamo anche bagnarci le mani con dell'acqua per riuscire a modellare al meglio la corona di Zelten. Una curiosità, la parola Zelten significa a volte, proprio per indicare quante volte si realizza questo dolce, che è riservato ad occasioni importanti, come appunto il Natale. Pennelliamo ora la superficie con un cucchiaio di miele e vi consiglio sempre di scaldarlo il miele. Lasciamo poi asciugare per circa mezz'oretta, prima di ultimarlo con delle decorazioni a piacere nostro, che possono essere ciliegie candite, frutta secca e così via. Dopo 30 minuti la superficie si è asciugata e possiamo appunto decorare. Ora cuciniamo in forno caldo ventilato 160 gradi per circa 35-40 minuti. Eccolo qui il nostro Zelten sul modello sudtirolese. Vi faccio vedere la consistenza, vedete che è piuttosto duro e compatto, proprio come deve essere. Vi consiglio comunque di consumarlo almeno una settimana dopo la sformatura, in modo che il sapore venga esaltato al meglio. Si conserva anche per 2-3 mesi all'interno di una scatola ermetica. E con questo auguro un dolce Natale a tutti voi!